Stesso palcoscenico della passata stagione per la finale di Coppa Abruzzo regionale. Si giocherà infatti allo stadio Nardangelo di Pianella la finalissima tra San Marco e Real Trecciminiere. Le due squadre hanno dovuto affrontare un lungo e tortuoso cammino per arrivare a giocarsi il titolo in questa partita. Nella semifinale i pescaresi hanno battuto l'Angizia Lupo, i teramani vengono dall'impresa contro la Casolana. Primi minuti, subito occasione per la Real Trecciminiere. Giorgitto supera il portiere Palladinetti, ma si allunga troppo la sfera. Ancora ci prova Giorgitto, tentativo velleitario per lui, ma i primi minuti vedono la Real Trecciminiere in avanti. Questa è una buona occasione, ancora sui piedi di Giorgitto, che da due passi, leggermente ostacolato, non riesce a trovare lo specchio della porta. Dall'altra parte Valerio Mancini, ben assistito da Nico Di Paolo, viene chiuso al momento della battuta da capitano Becciarolla. Tiro dalla distanza del numero 4 del San Marco, Berardocco, ma il gol arriva al minuto 24, fa tutto da solo Davide D'Ancona, si libera benissimo di un avversario al limite dell'area e poi con un destro chirurgico di punta, lo saremmo dire da calcetto se non fosse una distanza importante, fredda Angelini. Bellissima questa giocata dell'attaccante D'Ancona del San Marco. San Marco in vantaggio. Subito risponde il Real Trecciminiere. Era riuscito a pervenire al pareggio con un gol di Giorgitto, ma l'assistente del direttore di gara ravvede una posizione di offside. Le immagini sembrano posizionare l'attaccante in linea con l'ultimo difensore della San Marco. Inspiegabilmente fermato qualche minuto più tardi, Grott per un fallo, poteva essere sicuramente assegnata la regola del vantaggio. Qualche minuto dopo fuori Grott, dentro di Sabatino per Real Trecciminiere, ma la doccia fredda arriva al minuto 38 quando una punizione dai 30 metri che sembrava innocua viene regalata in qualche modo a Di Brigida da un Angelini non perfetto. Di Brigida raccoglie e con un secco e preciso destro sigla il 2-0 freddando Angelini e tutta la Real Trecciminiere. 2-0 San Marco. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per la squadra della Real Trecciminiere. In questa occasione la palla giusta ce l'aveva Massascusa, ma viene murato. Si chiude il primo tempo con un'altra protesta della Real Trecciminiere. Qui non riusciamo a capire un granché. Espulso per proteste mister Di Marzio. Nel secondo tempo inizia avanti ancora la squadra teramana e ha un'occasionissima, una mischia furibonda. Giorgitto non riesce da due passi a concludere il rete, la palla se la ritrova incredibilmente tra le mani Palladinetti. Dall'altra parte può chiudere la gara da San Marco, ancora con Davide D'Ancona, palo clamoroso per lui. Girandola di sostituzioni, punizione al decimo minuto ben calciata da Mirko Di Paolo, finisce di poco al lato. D'altra parte sgroppata del numero 2 Giaffoni, intervento anche questo ai limiti della regolarità, l'arbitro sorvola. Come sorvola su questo lancio per Di Sabatino, anche qui non ci sbilanciamo davvero al limite la posizione di Sabatino, altro espulso questa volta in campo, Brecciarolla anzitempo sotto la doccia. D'Ancona per il numero 8 Mirko Di Paolo, tiro che finisce tra le braccia di Angelini, anzitempo sotto la doccia il mister Palladinetti della San Marco. Dall'altra parte il Real Trecciminiere anche in inferiorità prova a imbastire manovre offensive. Qui in contropiede ci prova Nico Di Paolo, bene, chiude in uscita Angelini. Adesso gli spazi sono tanti, su uno di questi si invola Davide D'Ancona, in qualche modo lo affronta Adorante, rosso diretto per lui. Punizione seguente, D'Ancona non trattiene Angelini, poi la punizione si conclude con nulla di fatto, quindi il finale di partita vedrà la squadra della Trecciminiere giocare con una doppia inferiorità numerica. Ultime battute della gara, fuori Valerio Mancini tra
grandi scrosci di applausi del suo pubblico. Tra Ciminiere e Maridoma però accorcia le distanze, Forcella per Di Sabatino, 2-1, doppia inferiorità ma ci crede la squadra di Di Marzio. Vediamo che accadrà nelle battute finali, ormai manca quasi solo il recupero. Per qualche parola di troppo, vediamo un applauso rivolto al segnaline, viene espulso anche Forcella, quindi 8 contro 11, si finisce così. Ultimo assalto, anche Angelini, portiere davanti, c'è una mischia, una palla scodellata in aria, la scaglia in rete, Massa scusa, ma anche questa volta il guardaline aveva ravvisato una posizione di fuorigioco. Rivediamo al rallenti l'azione discussa che poteva valere il pareggio, qui in effetti sembra esserci una posizione di rientro di fuorigioco, ma nel caso in cui l'avesse sfiorata di testa Romano, Massa scusa sarebbe rientrato in gioco. Finisce così 2-1, il titolo di Coppa Abruzzo va al San Marco, che festeggia insieme a tutti i suoi sostenitori.